parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che complesso magnifico! È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Lorenzo Insigne, un talento davvero straordinario. Lui è il vero regista offensivo della sua squadra. È devastante come esterno d'attacco, ma può giocare anche come seconda punta, sfruttando la sua imprevedibilità sulla tre quarti. Certo, e segnare è il modo migliore in cui potrà fare la differenza. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Occhio all'apertura intelligente. Mertens. Fofana. Lasagna. De Paul. De Paul. Ospina dice di no. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Palla a Fofana, non riesce a mantenere il possesso. Ferma l'azione in modo falloso, si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli. Calcio di punizione per l'Udinese. Contro una difesa così ben organizzata c'è davvero poco da fare. Schiaccia il piede sull'acceleratore. Insigne. Numero. Lorenzo Insigne riceve un bel pallone. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Scodella in avanti. Arriva il traversone Callejón. Larsen. Lasagna. Il Napoli cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. Alla peggio nello scontro di forza. Callejón. Allarga il gioco a destra. Callejón può tentare la conclusione. La sua conclusione manca allo specchio della porta. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. De Paul. Cambio di fronte. Riceve un buon pallone dall'altra parte del campo. E se vi foste sintonizzati solo ora, tranquillizzatevi, la partita è ancora sullo 0-0. Bel gesto tecnico. Fabian Ruiz. Di forza. Fabian Ruiz. Molto solido il suo intervento di... Fallo, nessun dubbio.
finisce sul referto dell'arbitro con una ammonizione. Manolas non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Lungo passaggio in avanti. Arriva il traversone Callejon. Larsen prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Nestorowski. Manolas riconquista la palla. Mertens riceve la palla. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. De Paul. Nestorowski. Nestorowski! E c'è il gol dell'Udinese. E arriva così il gol del vantaggio. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi. Non poteva arrivarci, Fabio. E il risultato si sblocca, 1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. De Paul. Larsen. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Cerca il secondo palo. Incredibile traversa. Fabian Ruiz. Passaggio filtrante per Callejon. Lorenzo Insigne. Lorenzo. Miracolo di Musso. Gli lega la gioia del gol. Che parata. Il portiere non ha trattenuto la palla, ma poi è riuscito ad agguantarla con un bel gesto. Calcio di punizione per l'Udinese. L'Udinese si affida parecchio al gioco aereo. Cercare spesso il cross ti solleva anche dalla responsabilità di creare una manovra elaborata. Finché è un attaccante in area, provi a mettere il pallone al centro e incroci le dita. Nestorowski, bel pallone. E ora deve con Lasagna. Con la respinta del portiere. Pericolo. Occasione. C'è tiro. E sì, trova la rete. Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero. Veramente fantastico. E si riparte da un netto 2-0. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Mario Rui raccoglie un passaggio. Chance per tirare. E c'è la rete. E hanno trovato il gol in pieno recupero. Grande tiro al volo, assolutamente imparabile. Poteva anche cercare di controllarla, ma ha preferito rischiare. Alla fine ha avuto ragione lui.
adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol cambia gli equilibri. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo, abbiamo assistito a un bello spettacolo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre. Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. Il Napoli ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Cerca l'uomo là davanti, allarga il gioco. Può cercare il taglio in mezzo, cross in mezzo. E l'estremo difensore si supera. Grande parata dell'estremo difensore. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Calcio d'angolo battuto corto. E qui la squadra riesce a conquistare un altro calcio d'angolo. De Paul sceglie tocco corto. Prova a tagliare sul secondo palo. Così senza varchi non avevano alternative. De Paul. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ecco il filtrante per Lorenzo Insigne. C'è Lorenzo Insigne. Usai. Merte. Prova la conclusione. Spazza via. Lorenzo Insigne riceve in posizione interessante. La allontana con forza. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Prova a metterci il piede. Fa sportellate con il suo marcatore. Il Napoli si salva grazie a un pessimo tocco. Ma non ho ben capito cosa sia successo. Sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione, agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Nota una certa densità in mezzo all'area di rigore. Proprio così, Fabio. Credo vogliano limitare i danni sui traversoni e lanci lunghi, facendo massa al centro. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Prova di testa. Clamoroso! E traversa! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Un bel tentativo vanificato dalla traversa. Davvero un peccato. Luitink. C'è la palla lunga, in avanti. Palla in avanti, verso il compagno. La gioca in profondità. Prova il compagno in buona posizione. Occhio al tiro. Il pallone spinge. Ci mette una pezza. Zielinski riceve il passaggio, la mette dentro, la palla viene respinta. Decide di sfruttare la fascia. Lorenzo Insigne raccoglie un passaggio, va di testa, traversa, ma non è finita. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Il Napoli ha portato tanti uomini in area di rigore, non sono comunque riusciti a realizzare.
cambia gioco. Spostano il baricentro sull'altra fascia. Luitink. Fofana. De Pau, autore di una rete in questa partita. Prova a fare tutto da solo. Prova a verticalizzare. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Insigne. Usai. Politano. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Luitink. Iniziano gli ultimi 10 minuti. Pallone lungo in verticale. Prova, ma il pallone è troppo lungo per lui. Mertens. Usai. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Mertens. Vediamo se può capitalizzare. Calcio di punizione per l'Udinese. Lancio lungo del portiere. Zona Cesarini. C'è ancora la possibilità per un assalto, forse anche per un gol. Fofana. Larsen. Fofana. Recuperano il possesso del pallone. Ecco il filtrante per Lorenzo Insigne. Tenta di allontanare il pallone. La mette in avanti. Lasagna. E l'arbitro dice che può bastare. Non ci è dispiaciuto l'atteggiamento della squadra, però certamente ci sono degli errori che vanno corretti e anche al più presto. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? Il Napoli ha preso sotto